siamo principalmente per ascoltare i segnali che arrivano dalla società calabrese. Noi oggi, come dire, abbiamo invitato, oltre ai dirigenti, ai livelli istituzionali del Partito Democratico, agli amministratori locali, ma soprattutto tanti pezzi della società civile, per tentare di confrontare, di riaprire un dialogo, soprattutto per riprendere un cammino insieme. Dare un segnale di speranza, ripartire dalle macerie che ha lasciato il voto del 4 marzo, che ha spiazzato via come un tornado gran parte della classe politica, anche e soprattutto del PD. Io l'unica decisione, mi dispiace tantissimo, ma dovrò rinunciare. Rinuncio non perché io ho perso l'entusiasmo, non perché io ho perso la voglia di combattere, di fare lotte, eccetera, ma io devo rinunciare perché non vedo una comunità presente. Getta la spugna Iginio Pingitore, primo cittadino di Scandale e fino a qualche ora fa uno dei candidati sindaco alle elezioni comunali del 10 giugno. Dopo le pesanti minacce ricevute negli ultimi giorni da alcuni componenti della sua lista, rinuncia alla candidatura e conclude il mandato amministrativo. L'estate è alle porte, un territorio a vocazione turistica dovrebbe presentarsi al meglio per accogliere i visitatori. Ed invece Vibo Marina rimane vittima del degrado. Lungo le strade sterpaglie disseminate di rifiuti, dietro l'ex cementificio una vera discarica a cielo aperto, addirittura tra la spazzatura complementi d'arredo ed elettrodomestici dimessi. I cittadini si lamentano. Questo è proprio inciviltà. Io sono d'accordo per le telecamere perché è un disagio veramente per noi, anche perché qui vicino c'è la piscina, accompagniamo i figli ed è una cosa indecente, veramente indecente. Vibo Marina ormai è invasa dalla spazzatura.